come potete vedere, sono qui con un ospite molto speciale. Se mi seguite nei vlog la conoscete, benissimo. È la mia amica Alice. E noi frequentiamo insieme la stessa università, quindi stessa facoltà, stesso corso. Ed era da un po' che parlavamo di fare un video insieme, in particolare un pillow talk, perché noi discutiamo moltissimo di tante tematiche, di tanti argomenti, Sì, dai più troppo. seri ai meno seri, perché siamo entrambe molto logorroie. Ho proprio trovato una persona proprio fatta per me. Ci siamo un po' chieste quale potesse essere un argomento che Perfetto. accomunasse entrambe per poterne parlare, per poterci confrontare sia tra di noi che con voi. E alla fine eravamo arrivate a una conclusione. Soltanto che negli ultimi giorni alcuni commenti da voi utenti più altre faccende nostre personali ci hanno fatto arrivare alla conclusione che l'argomento primo con cui volevamo iniziare questo magari pillow talk, che magari se vi piaceranno potremo fare ogni tanto insieme, non solo io da sola, l'argomento finale è un po' la nostra facoltà. Esatto, il tipo di studi che facciamo. Per chi non lo sapesse, quindi magari non mi seguisse, capitasse su questo video per sbaglio, per caso, noi frequentiamo comunicazione pubblicitaria. Il nostro indirizzo è abbastanza particolare, in quanto È estremamente specifico, diciamo, molto settoriale, a differenza delle facoltà classiche come giurisprudenza o medicina, che comprendono comunque tantissime tematiche. Il nostro è estremamente già da subito indirizzato verso una specifica occupazione, poi. esatto, anche perché la domanda che più spesso mi viene fatta da voi è se faccio scienze della comunicazione. In realtà no, ma non c'entra assolutamente niente, semplicemente hanno la parola comunicazione In in comune, comune, ma in realtà ma non. sono proprio due lavori, cioè ci porteranno a fare due lavori completamente diversi, mentre scienze della comunicazione è, diciamo, un po' più generale, cioè magari E soprattutto molto più è molto teorico, teorico. Quello che noi esatto. studiamo è proprio una branca ben specifica della comunicazione, appunto Quella quella pubblicitaria, pubblicitaria, quindi esatto. ci porterà a fare un lavoro ben specifico, anche se poi in realtà Puoi spaziare può molto molto all'interno spaziare, perché comunque dell'agenzia. viene preparata ad affrontare diverse, diciamo, occupazioni, poi ovviamente in base, insomma, alle proprie attitudini, passioni, gusti, eccetera, insomma, ognuno poi si indirizzerà verso quello che farà per sé proprio, Certo. però orientativamente noi dovremmo essere in grado di riuscire a fare diversi lavori nell'ambito pubblicitario, in particolare noi due. L'art Noi vorremmo director. specializzarci in art direction. Beh, allora, l'art director è colui che si occupa di tutta la parte grafica e visiva della comunicazione pubblicitaria, quindi non tanto colui che scrive l'annuncio pubblicitario, ma che si occupa del set fotografico, dell'illustrazione, quindi dal concepimento dell'idea fino poi alla post-produzione, tutta questa parte visuale. Comunque, riassumendo, perché noi abbiamo deciso di fare questo video? Esatto. Perché recentemente ho ricevuto un commento che mi ha fatto molto pensare, siccome noi parliamo tipo H24 di qualunque cosa, sia perché stiamo sempre insieme all'università, sia perché facciamo la strada di andata e ritorno all'università Insieme insieme, sia perché comunque sul telefono stiamo sempre a anche in chiacchierare, palestra poi andiamo adesso, anche in palestra insieme, mamma quindi mia. noi siamo proprio così, cioè io vedo più lei che i miei genitori entrambi messi insieme, che per lei praticamente è uguale. E questo commento, insomma, che mi è arrivato, io ne ho parlato con lei, anche perché anche lei è molto appassionata, insomma, del mondo di YouTube. Non ha un canale perché non è la sua passione, No, però però comunque guardo, guarda, abbiamo diciamo. moltissimi YouTubers in comune, quindi sa come funziona, diciamo, un po' questo mondo. E questo commento, diciamo, ci ha fatto un pochino pensare a spiegarvi un pochino com'è la nostra facoltà e le nostre opinioni al riguardo, e anche per confrontarci, quindi vi invito assolutamente dal più profondo del cuore a dirci anche la vostra, Certo, anche anche perché perché, se poi non sì, conosci, non no, frequenti di persona infatti, la facoltà, puoi avere delle idee totalmente diverse poi da quelle che abbiamo noi che la viviamo esatto. quotidianamente. Non solo, ma poi io, come vi dico sempre, purché l'opinione sia espressa con educazione, per me, a me fa piacerissimo Certo. che chiunque mi dica quello che pensa, sia che sia d'accordo con me che meno, assolutamente mi fa piacere. Quindi se frequentate la nostra stessa facoltà o altre, a noi fa piacere che diciate, insomma, la vostra, assolutamente. Insomma, tornando a questo commento, che come vedete siamo due logorroiche, questo commento in sunto diceva che praticamente noi Studiamo. facciamo scienze delle merendine, ed è per questo che, insomma, che è il titolo che vedete qua sotto. Questo per intendere, perché magari c'è qualcuno che non lo sa. Scienze delle merendine fondamentalmente vuol dire una facoltà facilissima dove non serve studiare, non serve alcun tipo di impegno, che possono fare anche, diciamo,
non proprio i più brillanti di tutti. Poi non si fa niente, questo perché è stata una mia, diciamo, un'accusa che mi è stata fatta sotto un blog in cui parlavo del fatto che ero molto stanca e provata per l'impegno universitario, più quello lavorativo, che però è strettamente connesso all'università, di cui fra poco vi parleremo. E insomma, mi è stato detto appunto che è inutile che mi lamenti perché tanto io faccio una facoltà talmente facile che insomma c'è poco da studiare, poco da fare, insomma è molto semplice. E noi non è che siamo qui per rispondere in modo aggressivo, no, assolutamente, però vogliamo far vedere un attimino il nostro punto di vista, perché io penso sia molto interessante conoscere anche che cosa pensano gli altri da dentro, appunto, e spiegarvi un po' quello che facciamo, come lo facciamo e l'impegno che richiede. Beh, diciamo, io affronterei subito la questione dello studio vero e proprio teorico, perché se io che te veniamo poi da studi classici. Infatti, questo l'avrei voluto dire, perché io vengo dal classico e anche lei, e lei ha un anno meno di me, ma come sapete io ho fatto un anno giurisprudenza, quindi praticamente quando lei ha finito il liceo, ha fatto il primo anno di università, anche io ero al mio primo anno di università, ed è per questo che oggi siamo insieme. Entrambi appunto veniamo da due licei classici diversi, però sempre classici comunque, quindi abbiamo più o meno la stessa impronta, quindi e siamo la stessa esperienza anche di studio profondo, pesante, stressante, mamma mia, che incubo, che ti toglie la voglia di vivere, diciamo, totalmente, e quindi diciamo siamo abituate e sappiamo cosa vuol dire studiare 6 ore al giorno. Sì, io ho anche raccontato la mia esperienza in un altro pilotor che appunto raccontavo che io studiavo anche 7 ore al giorno, ed era la normalità, non era lo strano, cioè io quando avevo poco da studiare per me erano 3 ore, 2 ore, insomma. Anche perché mettici la versione di latino. Sì, che comunque un'ora ti prende, anche che hai una versione, un'ora e mezza ce la passi, quindi voglio dire, eravamo abituate insomma a un certo tipo di studio, per cui non è che l'alternativa, come dire, è stata questa perché pensavamo di non riuscire in un'università normale. E soprattutto perché non è che non volessimo studiare, anzi a noi ci manca molto questo aspetto, per esempio. Infatti, a noi per esempio fa piacere anche oggi studiare le materie teoriche, però per il lavoro che vogliamo fare, purtroppo, o per fortuna, le materie teoriche sono un po' meno importanti. Questo perché il lavoro che noi andremo a fare non è un lavoro teorico, ma è un lavoro prettamente pratico, quindi dovremmo essere insomma per lo più ferrate su argomenti pratici, come per esempio argomenti tecnici come fotografia, tutto il pacchetto Adobe, quindi Illustrator, Photoshop, InDesign, insomma dovremmo essere delle schegge più che altro in quello, e quindi magari studiare le materie teoriche, per quanto a noi in realtà piacerebbe perché comunque è sempre cultura, Non è funzionale, perché poi fondamentalmente non è quello che ci verrà richiesto una volta entrate nel mondo lavorativo. Esatto, anche perché comunque nel nostro mondo lavorativo si lavora spesso in gruppo, quindi c'è necessità anche all'università, secondo me, di imparare a lavorare in gruppo, cosa che nello studio, come lo intendiamo tutti, quindi diciamo io studio il libro e poi vado all'esame e lo ripeto, viene totalmente a mancare questa parte di interazione sociale che invece per noi è la base fondamentale di tutto. La questione che vorremmo affrontare subito dopo è il perché di questa nostra scelta. Allora, come sapete, il mio percorso è stato quello di uscire dal liceo traumatizzato dalla mia esperienza. Se non sapete perché, vi lascio qui nella di informazioni tutti, insomma, i riferimenti ai video precedenti, Pillow Talk, in cui ho parlato nello specifico di questo. E quindi, dopo essere uscita traumatizzata dal liceo, io vi dico la verità, come ho sempre detto, ho scelto una facoltà a caso. Errore grandissimo, scegliete per le vostre passioni, le vostre attitudini e ciò che vi piace e vi appassiona. E ho scelto giurisprudenza, non è andata, ma non perché io non ce la facessi, ma perché non mi piaceva a sufficienza per riuscire ad andare, e alla fine mi sono orientata verso questo perché la comunicazione mi aveva sempre attratto, però non l'avevo mai scelta perché io per esempio non ero interessata a scienze della comunicazione, non conoscevo comunicazione pubblicitaria perché comunque è ancora una cosa di nicchia, che molte persone non conoscono e pensano che sia un po' una cosa strana, quando in realtà non è una cosa strana perché la pubblicità è il mestiere più antico del mondo, cioè vi basti pensare che la pubblicità è in qualsiasi cosa. La comunicazione è tutto, dai cartelli in metropolitana a tutta la parte social, tutto è comunicazione, quindi sì, non solo, ma poi alla fine la pubblicità è il motivo per cui, anche se una persona non ci pensa, ma è nel nostro subconscio, è il motivo per cui voi comprate, non lo so, un telefono piuttosto che un altro, è il motivo per cui prendete una macchina piuttosto che un'altra, non è soltanto una questione di gusti, ma un'influenza che deriva dal mondo esterno, che è pieno di stimoli, dai cartelloni pubblicitari alle pubblicità, ma anche le cose a internet, come la disposizione dei pacchi di biscotti al supermercato, quello ecco, quella è una cosa che per esempio molte persone non sanno,
Alice spiega, perché questa è una cosa interessantissima che ci hanno spiegato l'anno esatto, scorso. Esatto, praticamente le scaffalature del supermercato vengono decise in base al pagamento che il brand fa nei confronti del, appunto, del posizionamento all'interno dello scaffale, perché la scaffalatura ad altezza occhio è molto più probabile che venga acquistata rispetto a una cosa molto più in basso o molto più in alto. Esatto, basti pensare per esempio alle persone anziane. Io per esempio quando vado a fare la spesa con mia nonna, vedo che lei, giustamente, poverina, anche perché mia nonna è bassina, vede soltanto quello ad altezza occhi, cioè giù e su, su non ci arriva e sotto ti devi piegare, sì, ti devi piegare. Quindi lei, se c'è uno scaffale pieno di passata di pomodoro, lei prende quella ad altezza occhi, che è quella che ha pagato di più per stare lì, non è casuale l'ordine nel supermercato. Quindi questo, insomma, per dirvi che la pubblicità è in qualunque cosa, quindi in realtà non è una cosa nuova, è una cosa che esiste da tantissimo tempo, solo che studiata a tavolino, cioè nel senso come indirizzo principale, è una cosa sì relativamente nuova, però non è che la materia essere nuova, no, solo lo studio specifico. Se ne sta parlando di più in questo momento. Sì, diciamo. Esatto. Allora io invece sono uscita dal liceo classico appunto e sono andata direttamente a studiare comunicazione pubblicitaria, ma questo perché diciamo i miei genitori mi hanno aiutato molto, in particolare mio padre che è da sempre appassionato a questo ambiente e avrebbe voluto fare il lavoro che faccio io. Poi, diciamo, non è che non abbia considerato altre opzioni, anzi io ho una passione sconfinata per la filosofia, era la mia materia preferita a scuola, avrei tantissimo voluto studiarla all'università, però diciamo che secondo me nel momento in cui si esce dalla scuola dell'obbligo e si deve prendere una decisione che poi influirà sul resto della propria vita, bisogna valutare anche gli aspetti che influiranno sul proprio futuro e soprattutto sul proprio futuro lavorativo. Certo, perché noi su questo parliamo molto, anche io nell'ultimo guest ready vi ho raccontato un po' di quello che io personalmente penso, perché come ricordiamo sempre queste sono nostre personali opinioni. Il discorso lavorativo purtroppo non è una cosa a parte dell'università, sicuramente io personalmente consiglio sempre di scegliere il più possibile per passione, anche perché poi studiare una cosa per cui non si appassiona è difficile, ed è quasi impossibile, ti deprime, insomma è una cosa veramente una brutta situazione. Mai come vorresti. No, infatti non hai soddisfazioni, insomma è una cosa veramente brutta, spiacevole, però secondo me non è una cosa da non considerare per niente, cioè per esempio se voi avete, non lo so, tre scelte, orientatevi anche molto in base, perlomeno secondo noi, all'ambiente poi che potete fare dopo, a quello ma che potrete fare. Ma diciamo non tanto per guadagnare di più no, o di meno, no, assolutamente. Ma perché diciamo questi tipi di studi offrono un'opportunità lavorativa innanzitutto ampia e poi ti dà la possibilità nel corso della tua vita di incontrare tantissime persone, cambiare tantissimi ambienti. Una cosa che noi dobbiamo costantemente affrontare è l'idea che gli altri hanno di noi, per cui non dobbiamo prestare troppo impegno a quello che facciamo. No, non c'è bisogno di alcun impegno di tempo o di energie. No, infatti, perché purtroppo questo perché deriva, secondo me, dal diciamo da un aspetto consumistico della cosa, per cui avendo tutti un telefono, avendo tutti un computer, tutti siamo in grado di fare quei lavori per cui servono quegli strumenti. E in realtà non è proprio così. No, per esempio, mio padre sa riparare il lavandino, ma non è un idraulico, per cui se si rompe una cosa più grossa dobbiamo chiamare per forza l'esperto di quella cosa, perché è la persona che è migliore che può risolvere quel problema o gestire quella cosa. Il problema che si presenta a noi più che altro quando parliamo per esempio con i nostri amici, che ovviamente non fanno la nostra facoltà, non i nostri compagni chiaramente, oppure con i nostri rispettivi ragazzi spesso, fanno delle facoltà che fanno belle, delle pesanti. Cose invece belle pesanti, o anche no, con i nostri genitori no, devo dire che comprendono parecchio, capiscono, ma probabilmente abbastanza. Perché vivono con noi e vedono, capiscono l'impegno e vedono, costante giornaliero. Il nostro problema è che più che altro ci viene detto che noi studiamo poco e che quindi automaticamente l'impegno è meno. È poco. Nei miei vlog, per chi non mi seguisse, ultimamente ho raccontato di un servizio fotografico del quale ci siamo occupate io, lei e altre due ragazze, e che abbiamo dovuto fare per una cosa seria, cioè una cosa che in questo momento è online, uscita, cioè sì, è uscita per il brand, diciamo, per cui l'abbiamo creata. E il primo pensiero delle persone è: che cosa facile, cioè ma che cavolata, divertente. Sì, anche io facevo le foto a 14 anni. Sì, anche io faccio le foto still life, perché fare le foto, diciamo, alla natura morta, agli oggetti, si chiama still life. E la nostra relazione è:
No, non è proprio cioè, così, non è proprio diciamo. così. Cioè, è una cosa che possono fare tutti, certo. Ma non tutti possono farla nel migliore dei modi, perché esatto. Non tutti hanno studiato per farla. Esatto, c'è uno studio per tantissime cose. E nello specifico realizzare un servizio non è una cosa semplice, no, anche perché secondo me spesso quando uno pensa a un servizio fotografico pensa alla modella, sì. Ma la modella per quanto poi sia l'espressione del servizio, perché è la prima cosa che sì, vedi, è la più piccola è parte. La parte ultima sì. Forse, perché prima c'è prima un processo creativo scelta, immenso, mamma. Immaginate, guardate, noi abbiamo fatto questo progetto e ci siamo resi conto di quanto la parte prima sia da capogiro. Immaginatevi che noi abbiamo dovuto creare una cosa, un'idea, mm-hmm. presentarla al nostro professore, che la presentava al cliente, il cliente la diceva al nostro professore, il nostro professore la diceva a noi, questa cosa per tipo 10 volte, perché chiaramente esatto. Il cliente è esigente, vuole che il progetto sia fantastico, insomma, sì, gli piaccia, esatto, sia il migliore, insomma, della espressione di quello che lui vuole dire. Quindi è un lavoro per cui serve tantissimo tempo, tantissima pazienza, perché vi giuro che delle volte, io soprattutto perché lei magari... Io sono un po' più paziente, lei è un po' più poco. Lei è più paziente, io sclero subito, però insomma è una cosa per cui è servita tantissimo tempo, considerate che per correggere i colori di queste foto noi abbiamo impiegato tipo dall'una... alle 6 del pomeriggio sì. Lavorando in due contemporaneamente, lavorando in su due computer, su due computer quindi, diversi assolutamente. E poi anche diciamo tutta la parte dell'imprevedibilità di questo lavoro e di questi sì. studi, perché per esempio a noi ieri sera è arrivata una mail alle 11:30 di sera che ci diceva che oggi avremmo avuto un incontro proprio per questo progetto, una riunione di lavoro in cui ci spiegheranno che cosa dovremo fare poi in questi giorni, esatto. Perché vi ho detto che sarò in fiera e saremo diciamo responsabili della gestione social, e detta così sembra sì, per carità, un po' una cosa facile, quando in realtà anche semplicemente la scelta delle parole da utilizzare sì. sotto a un post mamma non mia. È per niente una cosa facile. La ricerca degli hashtag, la modifica delle foto, cercare attraverso semplici stories sì. di Instagram di raccontare un concetto, un'intenzione, richiede diciamo un lavoro concreto e tangibile dietro, sì. Non è fuffa, diciamo, non sono chiacchiere al vento, no, ci sono tecniche proprio anche quasi matematiche dietro. Sì, assolutamente, ci sono degli studi, per esempio in base a quello che le persone poi percepiscono da queste cose, quindi un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di tono fanno arrivare alle persone un certo tipo di messaggio, quindi non è una cosa proprio, vabbè, tanto tutti sappiamo scrivere, no. Ognuno può scrivere quello che vuole, non è assolutamente così, c'è uno schema dietro difficilissimo e questa cosa va riprovata tantissime volte, quindi in realtà magari anche se è un semplice post ci potete impiegare anche una giornata a scriverlo, quindi un'altra cosa diciamo a cui io ho pensato in questi giorni anche perché mi è capitato di parlare anche con altre mie amiche rispetto a questo è che io credo poi personalmente, non so se tu condividi o gli altri condivideranno, che l'impegno non sta tanto nella scelta impegnata, quindi io non sono una persona impegnata che deve studiare tanto se scelgo medicina, perché io posso anche fare medicina e non impegnarmi minimamente nei miei studi. Invece, secondo me, la cosa più importante è mettere tutto il proprio impegno, tutta la propria passione in qualsiasi cosa si faccia, che sia zappare la terra, che sia piantare i fiori, che sia fare comunicazione, che sia fare giurisprudenza. L'importante è che ci sia una reale passione e quindi un impegno serio e consapevole nei confronti sì. della propria occupazione. Concordo pienamente, anche perché alla fine io quello che penso è che l'importante è impegnarsi al massimo in quello che si fa, non c'è vergogna nel fare no. comunicazione, non c'è vergogna nel fare la cameriera, nel fare la donna delle pulizie, nel fare medicina, assolutamente. C'è vergogna, secondo me, o comunque io proverei vergogna a fare una facoltà, a non studiare, a metterci 10 anni facendo pagare i miei genitori costantemente una tassa universitaria certo. che comunque è alta. Secondo me è quello il problema, non c'è vergogna in realtà nel fare no. una scelta, quanto nel farla perché non, c'è non appassionati, esatto, non c'è il desiderio di non fare niente, dico ok scelgo questa facoltà perché così sto 3 o 5 anni a pancia all'aria a leggermi fumetti, no, è una scelta consapevole su cui tu riversi certo. un impegno importante che poi magari non tutti possono comprendere, però certo. voglio dire siamo anche nel 2017, uno secondo me dovrebbe anche cercare di sì, tentare sì, di assolutamente, capire deve assolutamente capire un
po' diverse dal medico, l'avvocato, non lo Sì, so, ma il assolutamente, commercialista. sono d'accordissimo, anche perché, come abbiamo spiegato prima, la comunicazione, essendo in qualunque cosa ed essendo fondamentale oggi per qualunque cosa, cioè dal prosciutto San Daniele alla Apple, hanno tutte bisogno non solo di un piano di comunicazione, ma proprio di un reparto specifico, Che non si occupa importa, solo di esatto, non quello. importa quanto sia grande, poi chiaro, un'azienda come l'Apple ha bisogno di Sì, 10.000 persone mamma che mia, fanno non solo voglio quella neanche cosa, immaginare. però è un lavoro che offre tante opportunità perché oggi è la prima cosa, cioè il motivo per cui voi fate una scelta piuttosto che un'altra, il motivo per cui vi appassionate a un brand piuttosto che a un altro, insomma, Esatto. essendo la base di tutto ed essendo una cosa che in qualche modo vi influenza mentalmente, anche se uno non se ne rende conto, è importantissima e dal momento che è importante le aziende investono e automaticamente si creano moltissimi posti di lavoro. Poi è chiaro, come Assolutamente. diciamo sempre, non c'è la sicurezza di No, lavorare in anche perché devi nulla. essere bravo, Anche non è perché, esatto, che. bisogna essere, insomma, avere del talento. Poi chiaramente non è che noi siamo qua a dire che siamo the best e domani troveremo lavoro. No, Magari ci assolutamente, c'è piacerebbe. bisogno veramente di tanto, tanto impegno e Sì. dedizione per arrivare ai risultati che speriamo poi di ottenere. Sì, infatti, guarda, l'unica cosa che io personalmente vorrei ci fosse meno in questo lavoro è la Mamma competizione. mia. Quella è sicuramente secondo me, e anche secondo Alice perché Sì, ne sì, sì. parliamo, la cosa peggiore, cioè il fatto, noi per esempio siamo molto competitive anche tra di noi, cioè Sì. voi dovete sapere che quando noi eravamo in sala posa, Alice diciamocelo, dovevamo scegliere una foto piuttosto che un'altra e momenti ci scanniamo, Litigavamo perché a me litigavamo. piaceva una e a lei piaceva Esatto, un'altra. ma proprio in modo, no, non capisci, così, insomma, in modo molto concitato, poi però uscite da lì, Sì. quella era la sfera professionale, poi ci siamo Assolutamente. Martina e Alice che sono amiche e vanno oltre queste cose, quindi... Certo, anche perché poi c'è un, secondo me c'è un rispetto e una comprensione della Sì, parità di certo. ruolo, per cui c'è la discussione, ma c'è anche il tentativo di comprendere l'opinione dell'altro e quindi non si sfocia mai poi in un No, litigio. mai. Ecco, ad esempio, uno degli altri aspetti che ci riguarda, riguardante insomma l'impegno, è il fatto che, come è noto, insomma, moltissime facoltà, come per esempio io quando facevo giurisprudenza un anno fa, ti permettono di non andare a lezioni. Io, per esempio, all'epoca studiavo principalmente da casa, mentre noi abbiamo una frequenza obbligatoria. Beh, così Obbligatoria. praticamente per tutte, diciamo, le scuole del nostro settore. Questo perché Esatto. comunque l'aspetto in classe è Pratico. pratico, è fondamentale rispetto Certo. allo studio che uno potrebbe fare a casa, insomma. E comunque l'andare tutti i giorni all'università È un impegno è un impegno costante, anche costante. perché magari noi stiamo. Capitano assolutamente i giorni che siamo 3 ore all'università, ma capitano anche i giorni che noi ce ne stiamo 9 e Molto poi spesso, abbiamo la sì. riunione e poi torniamo a casa e per esempio abbiamo i compiti, se così li vogliamo chiamare, abbiamo degli impegni settimanali, quindi il professore che ti dice: ok, per domani mi voglio la mail con il lavoro pronto, se non me lo mandi, succede un macello, Abbiamo, diciamo, delle assolutamente. scadenze ed è un po' quello che ci abituano a fare perché poi in un ambito lavorativo sarà così, noi avremo delle Certo. scadenze fisse, cioè se per quel giorno c'è quel progetto Bisogna bisogna consegnare quel consegnarlo. progetto. Non solo, poi una cosa che mi sono resa conto è che molto spesso quando parlo di progetti le persone pensano a cose del tipo, non lo so, un disegno. No, assolutamente No, sono no. cose molto molto complicate. So che la Complesse. parola progetto probabilmente perché sono retaggi delle elementari e delle medie in cui il progetto era una Si cosa... sembrano le forbici, la colla vinilica, ma non è No, proprio sono cose, così. più che altro il nostro è tutto, si basa tutto su un'idea, cioè sull'avere Sì. un'idea che non è una cosa semplice, è la parte No. più difficile in assoluto perché immaginatevi, io adesso vi dico, immaginate un qualcosa che non esiste. E Ditemelo. ditemelo, cioè è questo, il nostro lavoro consiste in Esatto. questo, cioè immagina qualcosa che non è mai stato fatto e fallo. È una È cosa non per tutti, complesso, non è una cosa per tutti, assolutamente. per esempio vedo mia madre, mia mamma è Sì, laureata in matematica. anche la mia, quindi Quindi, ci capiamo quindi mia benissimo. madre, insomma, è una che ha studiato e infatti è disperata perché io capretta, anche Alice capretta in matematica, però penso Disperata. sia tipo una maledizione delle figlie delle Secondo me è una laureate. ribellione nei confronti Sì, anche, loro. quindi mia madre è laureata in matematica, che è una delle facoltà anche ancora ad oggi più Sì. toste Toste. all'università. Lo sa che mia mamma, quando io le faccio vedere i miei progettini, diciamo, che Sì. faccio, mia madre rimane così e fa, ma non ho capito, No, ma no, io non lo potrei come, mai io non lo potrei mai fare. fare. Perché serve una mentalità, un tipo di mentalità molto più malleabile, più Sì. creativo, mentre magari mia madre è così. Ed è Cercare di riuscita a fare una facoltà del guardare. genere perché era così, Sì. perché io magari non ce l'avrei fatta proprio No, obiettivamente. assolutamente. Ma appunto cercare di guardare le cose da diversi punti di vista. E poi, appunto, come dicevi tu, si tratta di avere un'idea, ma non solo. Dopo quell'idea, bisogna cercare di capire se potrebbe
può andare bene per il target che abbiamo individuato, no? Quindi per le persone che dovranno vedere la nostra pubblicità, il nostro progetto. Esatto. E dietro quello ci sono analisi sociologiche, psicologiche, economiche. Analisi di mercato. Quindi voglio dire, anche queste sono cose che si studiano in economia, che è una facoltà di tutto rispetto. Certo, quindi, assolutamente. Noi abbiamo un'infarinatura di moltissime discipline che poi ci portano al risultato finale a creare questo progettino che però ha dietro un lavoro magari non solo, ma anche perché poi noi, i nostri professori sono molto esigenti ed è giusto che sia così, però vi possiamo assicurare che a noi è successo molto, soprattutto l'anno scorso, che un progetto ci venisse bocciato anche 10-15 volte. Sì, sì. E doverlo rifare 10-15 volte... Sì, dopo un po', non ti viene più un'idea, ti verrebbe da sbattere la testa perché non ne puoi più, non solo, ma poi una volta appunto avuta l'idea, che è la parte più difficile, bisogna comunque realizzarlo, che non è per niente una cosa semplice. No, cioè, noi, per esempio, magari ti vengono delle idee stupende, ma non hai i mezzi per farle. Esatto, noi per esempio l'anno scorso abbiamo dovuto creare un progetto per un esame finale, che è quello per cui abbiamo preso 30 e lode, e abbiamo fatto anche un vlog in merito, e quel progetto ci ha portato via l'anima. Noi abbiamo dovuto pensare per un'associazione benefica, tutto un piano di comunicazione, cioè ho dovuto creare un video, quindi una pubblicità, diciamo una sorta di spot. Noi ne abbiamo addirittura creati due, uno per il sito, diciamo, e uno spot per la televisione, 30 secondi. Di 30 secondi, sì. Poi abbiamo dovuto creare tre foto per una campagna pubblicitaria, le foto le abbiamo dovute fare noi, modificare noi, gestire noi. Cosa appunto che può anche lì sembrare facile, perché dici, sai, sull'iPhone tutti modificano le foto, però su Camera Raw, su Photoshop, sì, anche usare Lightroom, diverso. Insomma, diciamo che tutti, secondo me, ad oggi siamo in grado di fare quello che facciamo noi, poi però farlo per lavoro è un'altra cosa. Il mondo è così vario che ad oggi, secondo me, c'è bisogno di tutto. Certo. Dal medico, all'avvocato, al portantino insomma, in infermeria, a quello che guida le ambulanze, a chi si occupa di comunicazione, cioè sono tutti indispensabili, sì. Non è che di qualcuno possiamo farne a meno o perché è una cosa facile, certo. Purtroppo, no. O per fortuna, ognuno ha un ruolo e ognuno deve fare qualcosa nella società. E secondo me poi ognuno deve coprire il suo ruolo, perché rimaniamo nella mediocrità se pensiamo, ok, vabbè, non sono mica laureata in economia, però la faccio io questa analisi di mercato. Se le persone non si specializzano e non fanno il lavoro per cui hanno studiato, si crea un gran caos, perché nessuno sa fare il proprio lavoro meglio di chi l'ha studiato, perché anche, esatto. C'è anche quello da dire. Poi io personalmente, per come la vedo, proprio perché derivo da un'esperienza in cui quello che facevo non mi piaceva e non mi sentivo bene, vi assicuro che la cosa più importante è inseguire la propria passione, e non c'è niente di vergognoso nell'andare prima a giurisprudenza e poi a comunicazione pubblicitaria, anche perché se poi è quello che mi piace fare, quello per cui mi impegno, perché dovrei fare un'altra facoltà? Pensano che anche perché difficile. Poi, per come la vediamo noi, alla fine, sì, per carità, cioè l'università è un passo importantissimo, ma l'università è un mezzo per poi fare qualcosa dopo, non è un posto per essere parcheggiati, quindi non è una gara a chi studia di più, ma poi l'importante è arrivare a un punto in cui poi lavori, perché sennò... Sì. Cioè, fare l'università per è anche frustrante. Sì, è anche frustrante. Io, per esempio, mi ricordo che quando facevo giurisprudenza e non ero felice... Avevo un diavolo per capello, cioè ogni persona mi infastidiva per chi studiava meno di me, più di me. Quindi secondo me il problema anche di certi commenti è anche il fatto che magari chi sta dall'altra parte probabilmente non è pienamente felice, perché per come la vediamo noi, chi è felice, e io vi assicuro che mai sono stata più felice di me, fiera di più che in questo periodo della mia vita, cioè faccio cose che vedo che hanno un senso, che hanno dei risultati, mi fanno stare bene, mi rendono felice, vedo che imparo qualcosa che mi piace. Chi è felice della propria vita guarda sé e basta, non ha bisogno di demolire gli altri, anche perché comunque io trovo assolutamente dignitosissimo chi, diciamo, si impegna molto ed è felice del lavoro che fa, indipendentemente quale sia, dalla dog sitter al giudice della Corte Suprema. Bisogna essere fier di quello che si fa, perché lo si fa con impegno. Esatto, se si è convinti, se uno si impegna in quello che fa, non ha importanza, diciamo, lo stipendio che prendi o l'ambiente in cui lavori, l'importante è fare le cose bene. Certo, e al meglio delle proprie possibilità. Questo era quello che volevamo un pochino raccontarvi, spiegarvi, sia di noi che della nostra facoltà, non tanto per difenderci o per difenderla, ma anzi per magari far appassionare qualcuno di voi che magari non la conosceva, poteva essere interessato, ma magari non sa che esiste, quindi insomma speriamo che qualcuno di voi comunque sia piaciuto, anche per cultura generale, anche la questione dei, non lo so, degli scaffali al supermercato. Questa è fighissima, assolutamente, noi siamo rimasti tipo
così quando l'abbiamo scoperto l'anno scorso e speriamo di esserci spiegate con chiarezza, ma se voi doveste avere altre domande inerenti alla nostra facoltà o in generale altre domande lasciatecele qui sotto e magari se vi piacerà insomma questo video o questo argomento ne potremo fare degli altri. Come vi ho detto prima, se avete la vostra opinione da esprimere, che sia discorda della nostra, che siete d'accordo con noi, a noi va benissimo, certo, mi fa piacerissimo se mi dite insomma cosa pensate sia di questo argomento, insomma se fate una vostra esperienza raccontateci la vostra, a noi fa assolutamente piacere, ripeto, purché tutto espresso con educazione, certo, a me fa piacere assolutamente che voi mi diciate cosa pensate insomma, e se questi pilotalk insieme alla mia bestie vi possono piacere, noi ve ne faremo assolutamente degli altri, perché tanto lei non si vergogna, infatti sono molto contenta. No. Sì, vabbè, un pochino, però sei molto prestante, insomma, ci sei, ti vedo. E insomma, speriamo che il video vi sia piaciuto. Tu Ali, come ti sei trovata? Io molto bene, non siete troppo cattivi con me. Ma no, non ho mai fatto una cosa del genere. No, però sei stata brava, ti ho visto sul pezzo, insomma. Bene, grazie. E niente, noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm